Tele Durruti, Gustavo Tagliaferri qui a Porta Portese inizia a raccogliere gli LP messi da quest'altro lato, altrimenti andiamo incontro al controluce, addirittura sono costretto ad alzarmi. La solita maledetta arpia controluce che ci coglie in cosa diceva Pasolini in una poesia rivolto al suo direttore della fotografia, che in realtà è il fotografo, operatore, gli diceva: mette il 50 Tonino, sarebbe Delli Colli, e che poi l'ha anche conosciuto, e che la luce sfondi. Vabbè. Cominciamo, non controluce, se no io non ho detto niente e neanche i versi di Pasolini sono serviti a niente. Cominciamo, comincia Gustavo. Partiamo da una colonna sonora, nella fattispecie quella di Animal House di John Landis, che è un disco che ha segnato in maniera indelebile il confine tra la commedia dei 70 e quella degli 80, con il suo linguaggio. Basta. Poi, questo è un bootleg dei Cure. In questo caso un bootleg del primo periodo di Free Imaginary Boys, ma anche Boys Don't Cry. Ma questo sembra una pubblicità di Pedone, centro commerciale di Palermo. Sarebbe più che altro la versione stilizzata della copertina di, se non sbaglio, Free Imaginary Boys, perché comunque il primo disco, che poi è diventato Boys Don't Cry, Pedone. Le tracce di guarda caso sono proprio del primo periodo. Di che colore era il sacchetto? Perché non credo ci sia più Pedone. Il sacchetto di. Senta, lei che è palermitano, venga qui. Senta, Pedone. I sacchetti di Pedone elettrodomestici di Palermo, di che colore è? Era... Se non male era un rosa porcello. Ma no, arancione. Arancione, che cazzo di siciliano è? Io sarevo dire rosso, ma la tara arancione. Dario Evola è con Dario. Noi. Questo va forte a te, Don Rudy, va fortissimo. So, anche Dario, anche Gustavo. Grosso. Questi... B-52, un po' new wave, un po' surf, un po' rock and roll, con questo disco e con Wild Planet hanno segnato veramente alla grande un genere che poi in qualche modo hanno reso un po' più accessibile dopo la scomparsa per IDS di uno dei componenti. Ah, questo è monocromo dietro, bellissimo. Ti vedo un po' fibroso oggi. Un classico degli anni 80, Klaus Schulze. Dune fatto da Schulz. Mai sentito? Io conosco. Chi cavolo? Klaus Schulze era un compositore di musica ambient, noto soprattutto per Irrlicht, disco degli anni 70, che al momento non possediamo in vinile, veramente fenomenale. Vabbè, se lo dicete voi. Due facciate, una è Dune e l'altra è Shadows of Ignorance. E questo è lui. Esatto, ma devo ombre di ignoranza. Ma vedi che faccia da tedesco che c'ha. Va bene, Kraut. E lì ci buttiamo in uno degli abomini più grandi della storia della musica. Questa non sapeva cantare, questa è un'invenzione commerciale. Ma io ti dirò, i primi due dischi, che poi sarebbero questo e questo qua, mi sono piaciuti. Poi non so granché. È venuta a Roma a fare un concerto, non sapeva cantare, non c'aveva la voce proprio. Ma sempre di quel periodo, intendi? Sì, o del tempo a venire? Mai di più. Lascia perdere. Okay, una volta una bancarella di libri che stava alla Sapienza, al campus, c'era un testo di Sad. E allora una si avvicina, guarda, Shade ha fatto anche un libro. Questa è una scimmia. Mostruoso. Una scimmia, questo è aborigeno. Esatto, un aborigeno e un graffito che ha molto di aborigeno, giusto per rimanere. Sono i Buffalo Tom, praticamente. Mai sono sentiti? Un misto tra lo inventati tu. No, questi. Esistono. Facevano parte della SST. Dai, esistono, non li conosco. Facevano parte della SST e non li conoscevo nemmeno io fino a qualche anno fa. Invece praticamente sono un miscuglio tra lo stile di Neil Young e certe sonorità rumorose alla Sonic Youth. Io ho visto Neil Young. C'era in televisione un tributo a Springsteen. E Neil Young ha cantato Born in USA. Sì. E... Ma è un vecchio Neil Young. Beh, c'ha 70 e passati. Terribile. Poi si è cambiato il cazzo con Harvest. Un disco di merda che ha turbato le nostre. No, era bello. Credo che bello, sia. Andate a fanculo. Credo che sia il tuo. E tu con Harvest. Mangia di quei bei tempi. Qui invece. I bei tempi di un cazzo. I bei tempi di cosa? Harvest. Qui invece se facciamo due risate.
Ti ricordi Charlie? Sai, un pirla, c'ha la faccia da pirla. No, io mi ricordo i shampoo, quelli che facevano i Beatles. I napoletano, scoperti da Giorgio Verdelli, infatti. Quel disco in Naples uscì in due versioni, la più recente di circa un decino d'anni fa, c'era delle tracce extra. Ma comunque, questo va faccia bene, da va pirla. Va bene, di faccia da pirla. C'è stai te. Vedi. Volevo fare la foto, ma veniva di merda. Fatte pure te. No, aspetta, così. Ammazza. E che situazione è questa soluzione? Perfetto. Prendi allora un altro disco per salutarci. Ah, bello questo, c'è il Cessna. Mi piace. Ivan Graziani. Viaggi in temperie, questo è il disco con Firenze. L'hai perdito. Il pollice, cazzo. Hai visto? Ivan Graziano. A Palermo c'è il panificio. Graziano, che doveva fare una pizza? Meraviglioso. Lo devo mangiare allora, mi incuriosisce. Il panificio Graziano è inarrivabile. Dulcis in fundo. Togli il pollice. Porca miseria. E dietro, fallo vedere dietro. Facciamo vedere un retro. Ah, vedi, c'ha la pillola e lì Graziani fuori dal Cessna, la resa fenomenale. Allora, io ti so Firenze, canzone di Ricci, Isabella, Olanta. Tutto questo lo sento con il rock and roll, Dada, Radio Londra, Siracusa e Angelina. Siracusa. Ci ho visto un'altra al ristorante a Siracusa, il ristoratore aggredì il cliente. Te ne puoi andare, gli disse. Tanto ci sei in fondo. Tanto so vedi, da nessun'altra parte. Per finire, questi sono amici miei. E anche miei. Questo e questo pure. Infatti quasi un anno fa lui mi ha voluto come pubblico. Direi che questa cosa non potevo considerare. Non si deve prendere come pubblico. Nino, lo devi prendere a programmone, a parlare. Adesso lo chiamo, adesso chiuderglielo e glielo diciamo. Grazie, è quello che voglio e che bramo. Quanti anni hanno passato? Renzo era capitano di corvetta, adesso è ammiraglio. E poi è Nino, capelli neri, adesso invece sono bianchi. Però è brigadiere, almeno in buon Matteo. Se lo fa maresciallo. Esatto. Non credo sia maresciallo. Ma mi sa che c'ha ragione, c'ho questo vuoto al momento. Bene, salutate. Un abbraccio a tutti, un abbraccio. Sembrabile Nino, quella famosa cosa che c'è pure la coccata. Fa rifallo, rifallo. Con la coppa. Ammazza, vedete. Scorciato. Un abbraccio a tutti gli aficionados di Tre Durruti da via Augusto Bargoni 62. Per ogni informazione vinilica noi siamo qui sempre tesi. Bene, sempre tesi, te lo potevi risparmiare. Così sembra. Perdone. Tele Durruti.